Collegium Cocorum 2015. 13 cuochi lucani ricevono l'illustre onorificenza. Pranzo di solidarietà. L'amministrazione di Lauria incontra le associazioni di volontariato. Prologo di Rivello. La difficile sopravvivenza dell'ente. Dissesto finanziario per il comune di Lago Negro. Il carnevale nei comuni della Valle del Noce. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Trekking News, il notiziario quindicinale interamente realizzato dal Forum dei Giovani di Trekkina per creare uno spazio di approfondimento sulle notizie che interessano la Valle del Noce. La rassegna odierna inizia con una notizia culinaria. Lo scorso 17 febbraio 13 cuochi lucani sono stati insigniti del Collegium Cocorum, come spiega il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Cuochi, Paolo Galdana, la più alta onorificenza rilasciata dall'Unione Italiana Cuochi agli chef che onorano la tradizione e il prestigio della millenaria cucina italiana. Circa 200 i cuochi premiati durante la cerimonia di quest'anno, tenutasi a Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, una delle stanze più prestigiose del complesso architettonico romano, utilizzata oggi per cerimonie pubbliche e conferenze stampa. Tra i 13 cuochi nostrani figura anche il concittadino Salvatore Ruggiero, proprietario del ristorante Lanterna Verde. Un bel momento in cui vengono valorizzate le eccellenze italiane, al quale Trekkina ha avuto modo di dare il proprio modesto contributo. Sabato 21 febbraio, presso la sala mensa della scuola elementare Marconi, la Croce Rossa, l'Unitalsi, il MOV e la Caritas della parrocchia di San Nicola di Bari hanno organizzato un pranzo della solidarietà per gli ospiti delle strutture di assistenza Angelo Custode e il Torrente di Lauria, i girasoli di Erika, ex Casina Rosa, di Trekkina e degli ospiti delle case di riposo di Lago Negro e Maratea. All'evento ha partecipato anche l'amministrazione comunale di Lauria, con gli assessori Lucia Carlomagno e Giuseppe Iennarella. L'iniziativa giunge quest'anno alla quarta edizione e si prefissa l'obiettivo di regalare una giornata diversa dalla quotidianità, allegra in armonia ai meno abbienti, ai malati e agli anziani, come illustra il presidente del comitato locale della CRI, Nicola Carlomagno. Gli assessori Iennarella e Carlomagno hanno commentato così l'evento. L'amministrazione sta dalla parte dell'associazionismo e in generale di quanto di buono e di positivo si muove nella società civile. Per questo motivo ci siamo messi subito a disposizione di questa iniziativa, come in passato è accaduto per altre manifestazioni e come ovviamente accadrà in futuro. È importante, soprattutto in un periodo difficile come quello di oggi, fare squadra e cercare di far crescere la nostra comunità, cercando di non lasciare indietro nessuno. Un grazie quindi ai responsabili e ai volontari delle organizzazioni promotrici e agli operatori delle strutture coinvolte. Continuano i problemi della Prologo della Valle del Noce e questa volta i disagi interessano la compagine rivellese dell'ente. La questione è stata trattata nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Rivello del 30 gennaio. In tale occasione è emersa da parte del sindaco Antonio Manfredelli la volontà di porre fine ad una diatriba che si perpetua da tempo, ma che, a detta dei consiglieri di minoranza, continua ad essere affrontata con modalità errate, perché la cancellazione dell'ente dall'albo, stando alla legge regionale in materia, non sarebbe di competenza all'amministrazione comunale, diversamente per quanto accade invece per la sua iscrizione. Le opposizioni e l'organico della Prologo stessa contestano quindi dichiarazioni e posizioni della maggioranza, rilevando come la situazione tra le parti continua ad essere tesa e di fatto ben lungi dal giungere ad una soluzione. Ennesima gelata per il comune di Lago Negro, e questa volta non c'entra il clima. La Corte dei Conti, con delibera il 15 gennaio scorso, boccia il piano di riequilibrio finanziario presentato il 28 ottobre 2013 dal comune lucano. Resta poco da fare per la giunta mitigieri. O si presenta un piano adeguato oppure il comune andrà verso il dissesto. La Corte dei Conti e la sottocommissione in particolare considerano il piano decennale, previsto per il periodo 2013-2022, alla stregua di una dichiarazione di intenti e principi, più che un vero e proprio piano di risanamento. Senza scendere nei dettagli meramente economici, la situazione rilevata dalla Corte dei Conti risulta grave e reiterata negli anni. Ci si auspica che nei prossimi mesi arrivi il disgelo e l'amministrazione trovi una soluzione congrua ed in linea con quanto dettato dall'organo di vigilanza nazionale. E chiudiamo con una nota di colore, in tutti i sensi. Lo scorso fine settimana si sono tenuti in tutta Italia festeggiamenti per il carnevale e, come tradizione, anche da noi le manifestazioni non sono mancate.
Trecchina vi ha preso parte domenica pomeriggio con la consueta sfilata dei carri e le canzonature del Cantacronze. Martedì 17 invece è stata la volta di Nemuli, dove da anni Carnevale è associato con la Sagra della Polenta, un evento culinario che ogni volta traghetta nel piccolo comune migliaia di persone in un clima di allegrie e convivialità, degno dello spirito di questa festa, che anticipa quello che nella tradizione cristiana è il periodo più serio, profondo e riflessivo, ovvero la Quaresima. Girando per i social network è possibile vedere tante foto dei carri e delle maschere che hanno caratterizzato il Carnevale 2015 della Valle del Noce. E voi? Come avete trascorso questi giorni di festa? Fatecelo sapere mandandoci le vostre foto o video all'indirizzo forumtrecchina@gmail.com. Raccoglieremo il vostro materiale per realizzare un servizio per la prossima puntata del notiziario. Ed anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata fra 15 giorni. Un saluto da Sara Cozzi e Niccolò Carlomagno.